grazie dell'invito e grazie soprattutto perché c'è un obiettivo di fare chiarezza in questa situazione. Una situazione che purtroppo è ormai sfociata in una sindrome da panico e io premetto che queste sindrome generalmente sono poi accompagnate come per una, diciamo, alimentazione o per un certo stile di vita, lo stress non aiuta il sistema immunitario. Per cui penso sia importante fare possibilmente chiarezza e soprattutto tenere presente qual è l'attuale situazione, avendo la fortuna di aver avuto l'esperienza cinese non del 2002-2003, ma quella là praticamente di questi mesi, da inizio d'anno possiamo dire, con 90.000 casi e quindi con una curva che ormai è quasi completata, ormai i guariti e i contagiati che entrano sono ormai ridotti a un numero minimo, quindi possiamo dire che è un'epidemia ormai, diciamo, finita, mentre noi siamo tutti allarmati dalla nostra, diciamo, epidemia ancora in fase, per così dire, di ascesa, e che si presume debba seguire perlomeno, se non nei numeri, ma perlomeno nell'andamento, quello che è successo in Cina. E se stamattina mi sono svegliato sentendo, diciamo, il nuovo bollettino di guerra che portava 6.300 lotti contagiati rispetto eventualmente a un decimo dei guariti che venivano pure comunicati, e purtroppo poi c'erano i 366 morti che sono appunto delle vittime troppo alte, per così dire, per quel che ci riguarda, nel senso che in Cina alla fine abbiamo avuto una mortalità del 2,3%, noi ancora siamo a cifre di raddoppio, che non è diciamo, pensabile, per cui c'è da anche considerare che vi sono ancora troppi casi che hanno altre patologie in cui il coronavirus non può essere un responsabile, ma solo, per così dire, un virus passeggero. Questo ovviamente a questa situazione è così, per così dire, di panico non corrisponde, non dai dati scientifici, ma questo dobbiamo andare a monte. Che cosa è successo nel frattempo? Nel frattempo è successo che la Cina completava, per così dire, il suo iter epidemiologico, e noi dai tre casi dello Spallanzani, di cui due era una coppia cinese e un altro, uno dei 56 che era stato portato da Wuhan con l'aereo militare direttamente a Roma, e quindi era l'unico che era risultato, per così dire, contagiato, e che fortunatamente ovviamente ormai stanno bene. E si può dire che in un weekend ci siamo trovati a un certo punto immersi in piena epidemia. Ora questo non è possibile, perché per una nazione che praticamente ha chiuso i voli con la Cina, la prima addirittura, e anche qua chiaramente con molta superficialità, perché non bastava chiudere i voli da e per la Cina, se poi si lasciavano aperti gli altri voli attraverso Dubai, Francoforte, Parigi, Londra, per cui non si è adottato quello che eventualmente sarebbe stato negli Stati Uniti. Hanno deciso di ripristinare la quarantena federale, che vuol dire? Che negli anni 60 c'era l'epoca del vaiolo, in cui c'era eventualmente anche fortunatamente la vaccinazione, ma per cui, diciamo, la possibilità di dover chiedere oggi alle frontiere esattamente delle due settimane precedenti che cosa questo soggetto poteva eventualmente stabilirsi una quarantena, sempre di 14 giorni però. Tutto questo ovviamente non è avvenuto, e quindi noi abbiamo cominciato da allora a comunicare tutti i nostri casi, col tampone, che poi se chi lo faceva, e poi considerando anche che ci sono gli aspetti diagnostici in questi casi da sottolineare, ci sono i falsi positivi e i falsi negativi, e soprattutto al contrario delle altre, diciamo, nazioni europee, noi abbiamo cominciato a dare i numeri, per cui un suicidio in sostanza. Rispetto al resto, io non sono partito, diciamo, il giorno che dovevo partire per Israele hanno bloccato non i voli, ma dovevo andare a fare la quarantena eventualmente, e questo perché? Poi sapendo pure che là avevano già oltre 5.000 casi, quindi noi abbiamo fatto tutta questa, diciamo,
manfrina inutilmente senza testa. È un virus nuovo di questa famiglia, perché poi abbiamo l'esempio del 2002-2003, però ovviamente non c'è un vaccino. Quale vaccino? Come dice l'Organizzazione della Sanità, ci vogliono dai 12 ai 18 mesi. A meno non andiamo nel complotto che già c'è un vaccino a monte e serve per distribuirlo da qui a poco. Ma più che altro, diciamo, non vedo perché, diciamo, già non venga utilizzato a questo punto. Quindi, diciamo, ci sono qualche cosa che chiaramente non quadra in questo... in questa epidemia. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha perso tempo, perché è stata avvertita il 31 dicembre dalle autorità cinesi, la settimana successiva è stata avvertita che il virus era il coronavirus, alla terza settimana si è detto c'è un contatto, quindi un contagio interumano, e loro hanno detto sì, è un'epidemia di questa polmonite atipica che ci è stata comunicata, e hanno aspettato alla fine del mese di gennaio per dire invece che era un serio problema epidemiologico, per poi passare un'altra settimana per dire che ci troviamo di fronte a qualcosa a peggiore del terrorismo. E tuttora, diciamo, noi siamo ormai nella prima decade di marzo, e siamo in attesa eventualmente promulgata la pandemia, che poi diventa una questione di semantica. Diciamo, se non è pandemia, già una infezione del genere che colpisce praticamente tutti i continenti, mondo. Non vedo che altro dobbiamo aspettare. E innanzitutto è che noi abbiamo sempre, e non vedo perché non bisogna guardare ai dati cinesi, perché c'è alcuni che fanno delle critiche in merito che non hanno nessuna base né scientifica né etica e nemmeno eventualmente diciamo dei neuroni, delle cellule nervose. Sono oltre 90.000, sappiamo che nel 99 e più dei casi riguarda soggetti sani che si sono ammalati e che stanno bene. Perciò noi dobbiamo allora guardare alla mortalità semplicemente, che può colpire persone che già hanno altre patologie. E quello che sta succedendo, questa, diciamo, impossibilità ormai quasi di accedere ai respiratori artificiali, alle tecniche, diciamo, che servono nel caso di questo tipo di polmonite, che sono vitali in questo caso, perché ovviamente c'è stata tutta questa resta. Guardiamolo dal lato, prima dal lato, diciamo, negativo, nel senso che se pensiamo che Milano sta in questo momento in ginocchio, che è rappresentato sempre per la prima, diciamo, della classe, e non riesce, diciamo, a far fronte, noi, diciamo, se dovessimo seguire questa situazione sicuramente non avremmo scampo, come si dice. Però ricordiamoci, perché è stato detto proprio, qual è la città ha fatto fronte? Sono pure vaccinati. Infatti il vaccino non c'è, rispetto al colera che purtroppo a Napoli allora fece, diciamo, più danni del previsto, nel senso non solo per le mortalità, ma soprattutto per quelli che sono stati colpiti, che poi non erano un centinaio, ma tutto sommato già allora nel Bangladesh bastava idratare i pazienti.